Vorrei una risposta, tenente. La galassia ha bisogno di combattenti eccezionali come lei, ora più che mai. Devo riflettere ancora un po'. Avrà presto la mia risposta. La attendo con ansia. Shepard? Udina? Ho letto la tua email. Hai già deciso? Riguardo alla nomina a Spettro? Non ancora. Certo è un grande onore, ma non so. Devo rifletterci meglio. Mi fai bene. È una decisione molto importante. Vieni, ti ho portato questo. Così saprai come passare il tempo. Grazie, molto gentile. Avevo bisogno di tenermi un po' occupata. Come ti senti? Non posso lamentarmi. L'infermiera mi ha detto della tua visita di prima. Dovevo essere ancora KO. Non abbiamo avuto tempo di parlare. Se ne hai voglia. Sì, non ero sicura che volessi farlo. Su Marte avevi messo le cose bene in chiaro. Che vuoi dire? Non fai più parte di Cerberus. Caso chiuso, punto e a capo. Ed è così. Ok, hai tagliato i ponti. Ho capito. Se devi essere tu a dare gli ordini, devo poter contare su di te. Questo vale per entrambi. Là fuori è un disastro. Possiamo solo contare sullo spirito di squadra. Dobbiamo fidarci l'uno dell'altra, o non ce la faremo mai. Ok? Ok. Ok, ora riposati. Avvisami se ti serve qualcosa, qualsiasi cosa. Shepard, aspetta. Ci sarebbe un'altra cosa. Non sapevo se parlartene. Di che si tratta? La mia famiglia è sulla Terra. Io non ho più avuto notizie. E questo mi fa impazzire. Ma so che hai molto da fare, Shepard. Ne riparleremo. Possiamo parlarne adesso? Allora, ti piace il tuo nuovo grado di tenente? Pare che la maledizione dei Williams stia svanendo. Temevo di restare per sempre artigliare capo. Hai lavorato sodo. Te lo sei meritato. Lo pensavo anch'io. Fino a Eden Prime. Perdere la 212 è stato... beh... lo sai. È stata colpa dei razziatori, Ash. Tu hai lottato e sei sopravvissuta per aiutarci. È solo che... perdere tutti i propri uomini... è dura da digerire. Non potrò mai scordarli. Ora ci servi di nuovo in piedi. Tornerò. E per prima cosa gli ficcherò quei tentacoli metallici dove dico io. Volevo dire, combatterò con onore e coraggio, signore. Bene, tenente. Non ho avuto tue notizie mentre ero ospite dell'Alleanza. Temevo la tua reazione. E quando Anderson ha richiesto la mia presenza, è stato difficile. Tranquilla. È passato. Mettiamoci una pietra sopra. Servirà del tempo. Certo, ma senza esagerare. I cattivi non fanno pause. Ehi, vuoi curarmi facendomi venire altri sensi di colpa? Sembra funzionare. Chi è rimasto sulla Terra? Mia mamma e le mie tre sorelle. Sara, la più giovane, era in viaggio di nozze. Ha sposato un militare, Thomas. L'ha piantata in asso quando è stato richiamato in servizio. Poveretta, era disperata. Lo immagino. Sono sempre stata al loro fianco. Sapevano di poter contare su di me, anche quando ero in servizio chissà dove. Ho detto a Sara di venire alla cittadella, così potremo attendere notizie insieme. Non possiamo saltarci continuamente alla gola. Se vogliamo uscirne vivi, dovremo fidarci l'uno dell'altro. Io ho cercato di tenere le mie questioni personali fuori da tutto questo, di essere professionale. Non so come fai a mantenere il sangue freddo. Una volta crollo anch'io, credimi. Beh, questo mi tranquillizza. Hai saputo qualcosa della Terra? Arrivano rapporti in continuazione. La metà sono al limite del credibile. E tutti gli altri mi sembrano troppo ottimistici per essere veri. Dobbiamo credere di avere una possibilità. Quando pensavo fossi morto, ho perso la speranza, giuro. Ma dopo averti visto tornare in vita, sono pronta a credere a tutto. Forse non basterà scendere in campo a darmi spianate per risolvere questo problema.
Ma se credi che io possa aiutarti, conta pure su di me. Questa è la Ash che conoscevo. Ora devo tornare al lavoro. Abbi cura di te. Anche tu, Shepard.